Buonasera a tutti i lettori e a tutte le lettrici di Vivi Casa Giove, siamo con l'artista emergente Gennaro Cagliazza nella splendida cornice della caserma di Martini. Allora Gennaro, l'idea di questa mostra com'è nata? È nata così per caso, perché in pratica eravamo così, grazie all'amministrazione comunale. È la prima cosa. E soprattutto a Davide Rotunno, l'assessore, che diciamo lui ha voluto fortemente che fosse realizzata una mostra all'interno della rassegna Arte Estate, cosa che si è fatto per molti anni. Quest'anno mi ha chiesto questa collaborazione, io molto, diciamo, volentieri e con entusiasmo ho accettato, ed è nata per caso, perché poi grazie ad Enzo Battaglia, che è il curatore della mostra, è l'ideatore più che altro, l'ideatore, in pratica chi ha curato la mostra è l'associazione Principio Attivo e la galleria d'arte Arterrima del dottor Antonio Ricciardi. È nata così per caso, perché poi ci saranno delle opere, spero la gente che verrà a vederle queste opere, di grandi maestri di terra di lavoro, ci sta Bruno Donzelli, Cariello, e poi accompagnati da questi giovani artisti, io mi metto tra i giovani artisti, tra cui ci sto io e poi ci saranno altri, ci sta Vaccaro, Esposito, Bello, eccetera, eccetera. Senti Gennaro, come mai tu da artista, le tue opere, il tuo pensiero che vuoi lanciare? Allora io giro un po' nell'arte da molti anni, posso sembrare piccolino, però... Ma sei un giovincello! La mia età, sono passivo, forse qualcuno dirà che giovincello, però io sto nel mondo dell'arte circa da 20 anni. E lavoro, il mio primo lavoro è quello di restauratore, poi dipingo, la mia passione è l'arte, la pittura, e la nutro da ero bambino, ed è una cosa molto bella, ho fatto l'Accademia di Belle Arti, e nelle mie ultime opere c'è molta, diciamo, c'è questa tendenza verso il pop, verso la pop art, perché sono stato molto influenzato dalla pittura di Donzelli, perché Donzelli è stato il mio primo maestro. Dopo all'Accademia ho avuto un altro maestro che molto si ispira anche lui alla pop art, e quindi questo me lo sono portato appresso, e io cerco di esprimere nell'arte un po' di citazioni, faccio delle citazioni degli artisti contemporanei, un gioco d'arte, diciamo. Ti rifai a un Andy Warhol? Mi rifaccio molto alla pittura di Andy Warhol, mi rifaccio molto alla pittura di Donzelli, mi rifaccio molto alla pittura di Gianni Pisani. Sono uno che cerca di Pisani è un grande. Nella mia arte ci sono sempre queste citazioni degli altri artisti, infatti ci sta Burri, ci sta Andy Warhol, ci stanno un po' di tutti, perché voglio capire cosa loro facevano, quindi cerco di fare queste generazioni. Una penultima domanda. Sì. L'arte oggi può essere importante per risollevare la nostra economia? Come no, l'arte è alla base, io dico, ho detto sempre dall'inizio che alla base di tutto c'è la cultura, e la cultura quindi è intesa come arte, come teatro, come musica, e deve essere fatta fino all'osso, deve essere consumata. Io poi dico un'altra cosa, che il mondo dell'arte è anche un mondo con un campo minato, che uno non sa mai dove mettere i piedi, deve stare attento, però nel momento in cui uno supera quel campo minato, poi alla fine può arrivare qualcosa. Quindi sei d'accordo su quella famosa citazione, arte e cultura sono emozione? Assolutamente sì, assolutamente. D'accordissimo. Allora, facciamo un saluto ai lettori e alle lettrici di Vivi Casa Giove, invitandoli qui ad Arte Assolutamente, Estate. Venite a vedere la mostra. Venite a vedere Arte Estate, ma venite soprattutto a vedere la mostra Rigenerazione Pop, che è una bellissima mostra curata bene. Ringraziamo Gennaro Cagliazza. Grazie a voi, grazie a voi.